Siamo con Gianluca Rebosio, capitano della squadra degli organizzatori. Allora, l'anno scorso è stata un po' l'edizione della ripartenza dopo il Covid, quindi diciamo con anche certe difficoltà legate appunto a rimettere tutto in moto. E quest'anno invece è stata la riedizione del riconsolidamento, insomma, anche direi un bel successo di pubblico, più dello scorso anno a memoria, sia fin dai primi giorni, e poi direi che sul piano agonistico è stato tutto molto bello, fino alla finale combattutissima, l'oratorio pieno, insomma, piena soddisfazione direi. Direi di sì, confermo quello che dici tu, edizione riuscitissima sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista di risposta del pubblico, ha aiutato tanto la nuova formula, era una scommessa, quest'anno avevamo deciso di cambiare un po', di rimescolare le carte in tavola, dando più possibilità alle squadre che magari fino all'anno scorso subivano pesanti passivi fin nelle prime partite. Direi che il riscontro positivo c'è stato sia da parte del pubblico che non assisteva a partite scontate, ma partite infatti. Sempre punto a punto, sia dalle squadre stesse che ci hanno dato un feedback positivo sulla novità. Quindi direi che alla luce di questo, positivissima scelta e da rivalutare assolutamente per la prossima edizione. Qualcosa invece che magari si potrebbe aggiungere il prossimo anno, migliorare, non so. Migliorare si può sempre. Il ritorno alle 15 squadre lo vedi possibile oppure un po' complicato? Quello è un po' più, la vedo un po' più, perché ci siamo un po' fossilizzati sulle squadre che ormai si stanno rinnovando magari nel loro interno, però sono sempre quelle che... Non so, magari l'unica cosa si potrebbe pubblicizzare con un po' più d'anticipo la cosa. La disponibilità ai nuovi ingressi, sì. I ringraziamenti, hai già fatto tu una premiazione, però li possiamo ricordare, gli sponsor, la squadra organizzatrice, la parrocchia che ci ha ospitato, direi anche i giornali che ci hanno seguito, i buoni vecchi giornali cartacei che ci fanno sempre piacere. Come io dico sempre, abbiamo bisogno di tutti, nessuno è superfluo, tutti mettono il loro mattoncino e poi alla fine... I risultati buoni ci vogliono. Esatto. Beh, poi direi che è stata una bellissima fine primavera, inizio estate per la Pob Binzago, perché prima c'è stata la promozione della prima squadra in Serie D, poi una bella edizione del torneo. È stato il giusto coronamento di una stagione con i fiocchi per noi. Perfetto, allora possiamo già dire che aspettiamo tutti di nuovo per l'anno prossimo. Assolutamente sì. 29esima edizione, ci avviciniamo al trentennale, poi vedremo se riusciamo. Dai, sarebbe stata già la 30esima senza il Covid, però. Vabbè. Però dai, va bene. Un anno in più per prepararci al meglio per la 30esima. Esatto, perché intanto sì, siamo sempre giovani. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie.